Radio Radicale, siamo con l'onorevole Maria Teresa Baldini di Fratelli d'Italia, che è un chirurgo e che quindi conosce molto bene il sistema sanitario italiano, si occupa di oncologia, per parlare del coronavirus. Allora, lei oggi qui ha destato una certa sorpresa presentandosi con la mascherina. Allora, perché l'ha fatto? L'ho fatta perché è una forma di protezione per me e per tutti quelli che come posso incontrare. Vengo da una zona comunque dove c'è adesso in questo momento alto numero di coronavirus. Anche chi non è in zone dove ancora sono stati accertati dei focolai, sarebbe bene prendere delle precauzioni. Credo che mettere una mascherina sia una cosa molto molto semplice, molto facile e soprattutto molto utile per te e per gli altri. Quindi fare una prevenzione, si fanno delle cose a volte per prevenzione incredibili, no? Pensiamo uno per una prevenzione, quante volte deve uscire, deve fare degli esercizi. Questo mettersi una mascherina non mi sembra così complesso. È chiaro che siamo al momento dell'apice, in questo momento siamo in un momento in cui il coronavirus può aumentare, in quella fase di crescita. Dobbiamo tenerne presente, non lo sappiamo, però in termini statistici, in termini di previsione dai virologi più conosciuti, è chiaro che è ancora nella fase di crescita, stanno uscendo nuovi casi, anzi un appello, mi dispiace moltissimo per tutti quei medici che sono infetti, perché guardate che se non ci sono i medici e gli infermieri che seguono questa situazione, davvero sarà una cosa, ed è una cosa molto complessa. Ci sono ospedali bloccati, PS bloccati, l'ospedale Sacco di Milano non riesce a recepire, non riesce a fare tutte le richieste di test alle persone, quindi chiaro si blocca il pronto soccorso, bloccandosi il pronto soccorso vengono bloccate le sale operatorie, vengono sistemate le sale di emergenza, quindi chiaramente anche chi è malato per altre cose, vero che non è, che dobbiamo dimenticarcelo, rimane. Insomma, è una situazione che bisogna intervenire con intelligenza ma anche con determinazione, perché dare informazione vuol dire la verità, perché altrimenti la gente non si fida. Non si fida della persona che viene a parlare di coronavirus, che non sa neanche cos'è un virus e cos'è un batterio. Non si può fidare. Lei si fiderebbe. Io non mi fido. Senta, lei quanto abita lontano da Codogno? So che lei è lombarda. Io abito nel centro di Milano, ma non è il fatto di Codogno o Milano. È il fatto che comunque le persone di Codogno vengono a Milano. Poi chi l'ha detto che magari a Codogno non l'ha portato una persona di Milano? Cioè sono città dove c'è comunque un affollamento di persone, no? Dove comunque ci sono tanti scambi e quindi è molto facile. Il virus diventa come un aerosol, poi è un viso anche bello resistente questo. Senta, ieri Guido Crosetto, che è un esponente del suo partito, ex deputato, ha detto che c'è un posto in Italia dove vengono persone da tutta Italia e questo posto è il Parlamento. Allora, ritiene che questo posto possa essere più a rischio di altri posti in un momento come questo? E volevo chiederle poi se lei stamattina si aspettava di passare qualche controllo con il termoscan qui a Montecitorio. No, questo non me l'aspettavo. È chiaro che è un posto dove vengono tante persone, ma non è un posto di super affollamento. Qui si tratta di avere una responsabilità personale e anche un'idea personale. Io per me stessa mi voglio proteggere e credo di fare un servizio anche agli altri proteggendo dalle altre persone. Quindi, ma mi sembra una cosa così semplice, così è che perché deve creare questa una situazione di grande stupore? Ma qual è lo stupore di mettere una mascherina? Cioè, sì. qual è? Se uno me lo spiega, qual è? Perché lei oggi ha visto grande stupore qui a Montecitorio per lei che stava in mascherina. Beh, insomma, intanto mi intervistate. Sì, ma certo, perché è stata la prima che abbiamo visto qua dentro, ma non perché questo abbia fatto scalpore. Ho parlato anche dei miei colleghi, è venuto adesso un collega medico e mi ha detto, ma tu sei una collega, e dico, ma scusa, ma tu è dell'opposizione, mi ha detto, ma tu dico, che cos'è che hai? Dico, no, io non ho niente, allora mettitela, no, la mascherina, se vuoi te la do io. Cioè, io ho portato un pacchettino di mascherine, se vuoi ti do la mascherina. Sì, senta, le volevo chiedere... Perché dobbiamo nasconderci dietro le cose evidenti, chiare e reali? Cioè, il parlamentare deve dire le cose che ci crede. Io ho anche troppo questo vizio di fare le cose quando ci credo, capisce? Ecco. L'ultima questione. Secondo lei cosa deve fare la Camera oggi? Deve continuare ad esaminare il decreto intercettazione o deve passare immediatamente a convertire il decreto sul coronavirus che è stato approvato stanotte? Io credo che il coronavirus abbia la precedenza su tutto in questo momento, affrontare la situazione, mettersi tutti quanti a cercare di trovare delle soluzioni, che poi soluzioni
sono relative, perché la soluzione le trova soltanto il mondo scientifico. Il fatto è di arginare e soprattutto preparare le persone, le strutture ad accogliere persone che possono avere infezioni da coronavirus, perché queste persone, oltre a loro, bloccano l'attività delle altre. L'Italia è grande, io credo che dove ci sono temperature più fredde, più in alto, sia la situazione più a rischio, no? Anche perché sappiamo che il freddo blocca l'aspetto cerebrale. Lei pensa che con la primavera diminuiranno i rischi? Ma io penso, i virus con le temperature subiscono, cioè a volte muoiono o spariscono queste forme epidemiche, però sta di fatto, siamo di fronte a un virus che non c'è ancora un vaccino. Sono dello stesso gruppo di questi virus influenzali e anche rinovirus, che hanno immunità corte, che possono rinfettare. Non lo conosciamo e mettiamoci sta mascherina, cioè, o anche un bello straccettino così, tutti quanti sulla bocca, e cerchiamo di non sputare agli altri, perché alla fine è questo il concetto. Bene, io la ringrazio molto, ringrazio la professoressa Maria Teresa. Dottoressa, il chirurgo Maria Teresa Baldini di Fratelli Italia. Grazie. Grazie.